Allora, ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e ho appena finito di registrare un video sfogo, mi sono calmata un attimo e ho deciso intanto che sono vestita, che devo uscire, di registrare anche un altro video. Ovviamente, non so se è già uscito il video che ho appena registrato oppure non lo so. In ogni caso, insomma, si va avanti, mi sono bevuta un bel bicchiere d'acqua e dobbiamo fare, cioè, ricominciamo da capo in pratica. Allora, come vi avevo promesso, non ho risposto a tutte le domande, quelle che mi avevate lasciato sotto al video di YouTube non ho ancora risposto. Quindi risponderò adesso anche perché sono un sacco, quindi direi che già quelle bastano per fare un video. Allora, Nick mi chiede, ora che hai preso la maturità, studierai università? Lavori? Che lavoro fai? PS, sei mitica. Ciao Nick. Allora, ora che ho preso la maturità non andrò all'università. Mi è balenata questa idea per circa un giorno, ma cioè, sono sempre stata abituata ad andare al lavoro e quindi cioè, non riuscirei mai a pensare di fare 3 anni senza lavorare e di studiare e basta. Per cui cioè, sto cercando lavoro e quindi niente, sì, sto mandando un sacco di curriculum e vedremo quello che uscirà. Poi Martina, a che età la prima volta? Ti seguo da qualche anno, ti adoro. Ciao Martina, un bacione. Allora, a 16 anni. Rosaria, ciao Ile, questa è la mia domanda. Mettendo da parte i soldi, se potessi partire adesso, in questo momento, in che posto andresti? Ciao, un bacione. Ciao Rosaria. Allora, se potessi partire adesso, è un posto, nel senso non chissà che, però il primo viaggio che imminente che dovrei e spero di fare è Amsterdam. Voglio tornare lì perché quella città mi dà una tranquillità che nessun altro posto riesce a darmi, quindi mi piacerebbe tornare lì, anche se effettivamente, cioè, non è che è un posto tipo, non so, tipo Bora Bora, cioè. Però insomma, mi piacerebbe. Poi, Martina, ciao Ile, volevo chiederti a che età hai iniziato a fare video su YouTube? I tuoi genitori cosa ne pensano? Hanno approvato subito oppure ci è voluto un po'? Quanti fidanzati hai avuto fino adesso? Com'è stato il tuo primo giorno di superiori? Scusa per le tante domande, sei fantastica, un bacione. Un bacione, Martina. Allora, a che età hai iniziato a fare video su YouTube? A 20 anni. Sì, ne avevo 20, mi sembra. 19 o 20. I tuoi genitori cosa ne pensavano? Probabilmente non sapevano neanche cosa volesse dire fare video su YouTube, quindi hanno approvato subito, guardando subito tutti i miei video, così. Quanti fidanzati hai avuto fino adesso? Allora, fidanzati seri, quindi fidanzati fidanzati, due, il mio ex ragazzo e Luca. Com'è stato il tuo primo giorno di superiori? Un po' me lo ricordo, ci avevano tutti riunito nel cortile, poi avevano chiamato tutte le classi e mi ricordo il primo giorno che sono entrata in classe perché, cioè mi ricordo quel primo giorno perché vidi il mio ex ragazzo che era nella mia stessa sezione e quindi mi ricordo quella giornata come tipo un colpo di fulmine, per il mio ex ragazzo. Poi Mars, ciao Ile, che bella che sei, grazie. Volevo chiederti, quali sono i tuoi progetti per il futuro? So che te lo chiederanno in tanti, ma hai intenzione di restare a Milano? Ti trasferiresti mai in altre città italiane? O se dovessi trasferirti, andresti solo all'estero come a Londra o Amsterdam? Ti piace la tua città? Ti parlo da siciliana, a cui non piace molto la vita al sud e si trasferirebbe al nord anche domani. Ti mando un bacione, ti seguo da molto e ti trovo una ragazza dolcissima. Ciao, grazie mille. E grazie a tutti voi comunque che ho voglia ancora di fare video e grazie perché non lo so, vedere comunque che ci sono ancora le persone che ti seguono ti fa star bene, soprattutto in momenti magari come questi che sono un pochino più giù, quindi vi mando un grosso abbraccio generale a tutti. Allora, i miei progetti per il futuro li ho detti mille volte, ma principalmente in questo momento è trovare lavoro per qualcosa che mi piace fare, che non sia. Non lo so, in realtà che non sia niente, perché accetto in questo momento qualsiasi cosa venga, però spero di, ovviamente, di trovare un lavoro per quello che ho studiato. Hai intenzione di restare a Milano? Per il momento sì, perché penso che qua tu mi chiedi rispetto ad altre città italiane.
Penso che rispetto ad altre città italiane, in questo momento Milano sia la città che offra opportunità lavorative maggiori, quindi di sicuro non mi trasferirei mai da un'altra parte. Se dovessi trasferirmi, andrei a Londra, ormai anche lì è satura, ormai tutti si sono già trasferiti là, quindi opterei per Amsterdam a questo punto. Ti piace la tua città? Sì, mi piace molto Milano, soprattutto perché io abito un po' in periferia e abito in un posto che sono in mezzo al verde, ma a 2 minuti di macchina ho centri commerciali, negozi, locali, ho il centro di Milano ed è secondo me perfetto, quindi sicuramente non mi piacerebbe abitare esattamente in centro perché odio il caos totale. Martina, no, scherzo. Allora, Marta mi chiede come mai hai fatto ora la maturità. Allora, ciao Marta, in realtà ho fatto la maturità adesso, come detto in tutti i video praticamente, perché avevo lasciato la scuola anni fa per andare al lavoro. Creamy Chocolate 93. Ciao Ile, ti seguo da tanto tempo e sei una ragazza simpatica e ogni volta che guardo i tuoi video mi fai scappare un sorriso. Le mie domande sono: come hai iniziato a fare video su YouTube? Come hai conosciuto il tuo ragazzo? Hai intenzione di fare l'università? Mi puoi salutare, mi chiamo Nicole. Un bacione, ciao Nicole. Allora, come ho iniziato a fare video su YouTube? Ho iniziato con una webcam, quella direttamente interna al PC che faceva veramente schifo, con un video che non ricordo neanche quale sia. E niente, ho iniziato così, un video tira l'altro. Come hai conosciuto il tuo ragazzo? L'ho conosciuto ad una festa che organizzai proprio io e non so perché decisi di invitarlo e quindi sì, ci siamo conosciuti a questa festa. Hai intenzione di fare l'università? L'ho già detto prima, no, ne andrò a lavorare. Roberta, ciao Roberta. Ho notato che hai letto vari post di Selene. Esatto, questo è un argomento un po' dolente. Selene Magistro, cosa pensi al riguardo? Credi che faccia bene scrivere ogni giorno le sue emozioni? Secondo me sì, ti adoro tantissimo, baci. Allora, ciao Roberta, so che mi hai su Facebook e so a che cosa ti riferisci. Selene Magistro è la ragazza che ha scritto La fidanzata psicopatica. Su Facebook stanno girando moltissimo tutti i suoi post che ogni giorno lei scrive, come se fosse una sorta di diario, perché da qualche tempo, insomma, a questa parte gli hanno trovato un tumore al cervello, e, se non erro, al cervello. E quindi lei giornalmente si trova in ospedale e scrive questo diario e racconta la sua giornata ed è una cosa secondo me pesante perché comunque a leggerla non sono solo chi ti vuole bene ma spesso anche chi poi ti vuole male, però penso sia per lei un metodo di sfogo e che le possa servire in qualche modo. E a me che la leggo personalmente mi isola totalmente e mi fa capire quanta forza e quanta voglia di vivere ancora ha questa ragazza ed è fantastico quando scrive delle sue bambine, quando scrive le persone che le sono accanto, delle infermiere, insomma ti trasmette un qualcosa che ti travolge, quindi l'ammiro molto. E niente, per chi non sa di cosa sto parlando, su Facebook, se scrivete Selene Magistro, vi esce sicuramente. Poi, allora. Roberta, la mia domanda è un po' personale. Vorrei sapere come ti comporti quando sei fuori casa per tanto tempo, ad esempio in vacanza, dal punto di vista alimentare? Riesci a mangiare tutto normalmente? E soprattutto, col disturbo alimentare, come gestisci la cosa? Ti ringrazio se risponderai, ti abbraccio. Ciao Roberta, allora. In realtà quest'anno va benissimo la cosa, direi che va bene. Io feci già un video un po' di tempo fa in cui vi dissi che comunque il mio problema alimentare era quasi del tutto risolto, cioè non c'erano più praticamente problemi. E ho notato che in vacanza è andato tutto bene, se c'era da mangiare la pasta la mangiavo e direi che si è praticamente risolta la cosa, se non comunque del tutto, ma al 98% è conclusa questo mio periodo di problemi alimentari. Di solito sì, come dici tu, facevo un po' di fatica e non mi piaceva andare via, però
perché soprattutto col fatto degli alberghi non avevo mai niente da mangiare, nel senso che non sapevo mai che cosa mangiare, perché ovviamente vedevo tutti quei sughini dentro, la pasta, le cose fritte, era difficile. E oltretutto odiavo uscire a cena, quindi non sapevo mai cosa prendere se non l'insalatone. Adesso invece non mi faccio, non mi faccio più questi problemi, quindi è da questa cosa che capisco che va tutto molto meglio. Poi, Claudi, ciao Ile, scusa la domanda un po' personale, ma mi hanno detto da poco, ma mi hanno da poco diagnosticato la tua malattia e volevo chiederti come ti sei trovata con l'interferone. Ho letto che da parecchio. Che dà parecchi effetti collaterali. Riuscivi a farlo anche in vacanza? Scusa se parlo di queste cose, ma sono molto spaventata per quello che mi aspetta. Esatto, lei mi chiede un video di aggiornamento che vi farò sicuramente. Per il momento ti dico che sì, io il colesterolo, l'interferone non l'ho accettato molto volentieri. L'ho sopportato per qualche anno, comunque perché ho fatto 5 anni di interferone, dopodiché ho detto basta perché non ce la facevo più al pensiero di bucarmi, al pensiero di febbre ogni giorno, di mal di testa insopportabile, di pronto soccorso. Quindi diciamo che sì, gli effetti collaterali te li dà, però poi dipende da persona a persona. Magari sul tuo fisico non reagisce come ha reagito sul mio. Assolutamente non è per tutti uguale. Poi, se Luca ti dovesse chiedere di sposarlo, accetteresti questo e Albi? No, non penso. E adesso voi mi chiederete, ma come? No, non penso perché adesso come adesso, tu me lo stai chiedendo adesso, quindi ti dico di no, perché non ci sono ancora le basi per poterlo fare. Penso che due persone, non lo so, penso di aver bisogno ancora tempo. Il pensiero c'è ovviamente da parte di tutte e due ed è un qualcosa di comune che vorremmo fare quando si ha la possibilità, però adesso come adesso penso che sia ancora presto, ma non perché sono piccola assolutamente, perché comunque ci conosciamo da 3 anni, poi più, però comunque penso che per arrivare a dire sì ad un matrimonio ci voglia, non lo so, un po' più di conoscenza secondo me. Però, insomma, è nei pensieri di tutte e due sposarsi. Cioè, sposarci, non sposarsi. Poi, Miriam, se dovessi scegliere un posto dove andare, da quanto stai con Luca? Che lavoro hai fatto e che lavoro cerchi ora? Come vedi il tuo futuro? Spesso non ti sembra di sbagliare nel fare qualcosa? Se sì, come risolvi? La prossima vacanza, che farai? Ti manca qualcosa nella vita? Allora. Questa era l'ultima domanda e quindi rispondiamo. Allora, se dovessi scegliere un posto dove andresti, andrei ad Amsterdam. Quest'anno è l'anno di Amsterdam. Da quanto stai con Luca? Da 3 anni e 7 mesi, quasi da 4. Che lavoro hai fatto? Ho fatto. Prima facevo la gelataia, questo non so se ve l'ho mai detto. Ho fatto la babysitter e ho fatto poi per 5 anni la barista. Che lavoro cerchi per il futuro? Spero un lavoro per cui ho studiato, quindi come OS, un po' più di OS perché comunque ho un diploma, lavorare o con i bambini o in una RSA o in comune o in ASL, questi lavori qua. Come vedi il tuo futuro? Lo vedo in una casa di dimensioni normali, con me e Luca, che tutti e due abbiamo un lavoro e con un bambino barra bambina. Spesso con. Non ti sembra di sbagliare nel fare qualcosa, tutti i giorni mi sembra di sbagliare, ma risolvo il problema in realtà andando avanti e basta. E la prossima vacanza che farai, spero ad Amsterdam. Quante volte ho detto Amsterdam in questo video? Ti manca qualcosa nella vita? A primo impatto mi direbbe da dirti di no, però ovviamente c'è sempre qualcosa che può esserci e che non c'è, però sto bene così per ora. E niente, queste erano le domande che mi avete fatto su Facebook, così ho risposto un pochino a tutte, quelle che mi avete fatto su Facebook, su Instagram, su YouTube, a tutte. Ho detto Facebook prima, vero? Comunque, ho risposto a tutte le domande. E spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!